Signore e signori, buonasera. La mia giovinezza se n'è andata giù, nello scarico. E qualcuno ha attaccato un vecchio barattolo al filo dell'aquilone. E che coglioni! E mo basta, mo m'ammazzo pure io se continua a fa sta roba. Quella che ha provocato la standing ovation del regista è stata lei. Roia! Sono arrivata qui dopo che il fuoco sacro ha consumato il cadavere di Ettore e la terra ne ha racchiuso le ossa. Dupale, eh? Non lo dite a me. A me piace proprio tutto un altro genere. Gira e va, se la va, la va. Gira e va, gira e va, se la va, la va. Che tragedia! Ma per fortuna non si vive di solo teatro. Sei una giovane attrice carina e disoccupata? Col prano terapeuta della Topa, la tua carriera prende il volo. Cosa? Cosa? Esisteva un lavoro così redditizio e così poco stressante? Io non lo sapevo! Agarle mortacci tuoi, vieni qua! Via qua, ti ricordo che c'è ancora un buffo dei 150 euro, mortacci tua! No, per carità, lei è carina, è brava, ma non va bene. Ci vuole un nome. Domani è un altro giorno. Ma che cazzo stai a dire?